Presidente, ci chiarisce intanto il concetto che è stato espresso appunto nel comunicato del Consiglio federale per quanto riguarda eventuale stop, playoff, playout, algoritmo? Non è altro, è stato ripristinato esattamente quello che era è stata una riflessione che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi, né più né meno, con una serie di dettagli che chiariscono comunque una sola esigenza, l'esigenza di chiudere i campionati, perché noi abbiamo intenzione di definire i campionati fino all'ultima giornata sul terreno di gioco. Abbiamo reinserito come sistema di garanzia, diciamo, usiamo questa espressione per il completamento del campionato e quindi privilegiando il merito sportivo, il ricorso ad un format diverso, così come ha sempre auspicato anche la UEFA, che sono appunto i play-off e play-out, prima di fare ricorso eventualmente all'algoritmo. Significa che noi partiamo il giorno 20 per il campionato, consegnando il primo trofeo il 17 di giugno con la Coppa Italia, che credo che sia un trofeo importante, perché è un primo trofeo a livello di federazioni importante, a livello internazionale, un primo trofeo post-Covid, quindi credo che questo debba essere per tutti noi motivo di orgoglio. È evidente che la prima partita di campionato è il 20, si parte per chiudere il campionato, quindi la data ultima è il 2 di agosto. Sappiamo benissimo che ci possono essere dei rischi, li dobbiamo valutare, scusate, e quindi dobbiamo tener conto che compatibilmente con i tempi fino al 2 di agosto, quindi è evidente che fino al 10 di luglio, ci siamo riservati, 10-15 di luglio, ci siamo riservati nel momento in cui dovesse intervenire un blocco momentaneo dei campionati, non ci sono più le condizioni per concluderlo, si ricorre ad un format diverso, come appunto la UEFA ha auspicato, playoff e playout. È già stato stabilito il numero di squadre per playoff e playout? Ancora no, c'è la delega al Presidente federale, quindi al sottoscritto, con i due vicepresidenti, uno appunto il presidente della Lega di A, aspettiamo qualche indicazione da parte della Lega di A in modo da coordinarci sulla modalità, però consentite, lo faremo a breve, prima che inizi il campionato, però credo che sarà un lavoro inutile, perché mi auguro, sottolineo ancora una volta, che il campionato si definisca in maniera diversa. Presidente, scusate un attimo, siccome non possiamo fare una conferenza stampa qua sotto, il Presidente adesso... Abbiamo risposto a queste domande, fa una valutazione sul consiglio e poi andiamo. Non possiamo rimanere qua a fare una domanda. Credo, prego, vediamo. No, solo dai. Se si sente vincitore rispetto a noi. No, io fa il presidente. Credo che oggi ha vinto il calcio, ha vinto in termini di coerenza il calcio italiano, perché abbiamo dal primo momento sostenuto l'esigenza di non rimanere fuori dal panorama internazionale. L'Italia è una delle 5 Big Five, quindi siamo in 4 in questo momento, che hanno fatto una scelta di continuare, di concludere i nostri tornei, quindi andremo avanti su questa strada. Quindi oggi il calcio ha dimostrato coerenza. Io mi auguro e sono convinto che ritroveremo un rapporto di grande compattezza, ci coordineremo come abbiamo sempre fatto con tutte le componenti, compresa la Lega di A, che non esce sconfitta, esce... Chiaramente non sono state accolte alcune richieste, perché erano richieste tra l'altro non in linea con quanto già stabilito il 20 di maggio, ma soprattutto c'erano dei principi a cui ispirarci e ai quali la Lega di A in primis ha detto di far riferimento, merito sportivo. Quindi per questo credo che non c'è soluzione migliore oltre al campo che confrontarsi sotto il profilo di playoff e playout, quindi anche un mini torneo è sicuramente meglio rispetto a un algoritmo. L'algoritmo è stato comunque chiarito, lo dico ancora una volta, sembra una brutta parola, una sorta di alchimia, ma di fatto non è altro che una media ponderata. Qualcuno l'ha semplificata come media aritmetica, che è una cosa diversa, e quindi quello che noi abbiamo fissato non è altro che quello che è stato ripreso dalla Lega di A. Quindi la Lega di A ha approvato e ha accettato quello che era il nostro algoritmo, quindi una media ponderata che tiene conto di
quel peso che deriva dalla media dei punti fatti in casa e fuori casa, sì, moltiplicato per diciamo, il residuo di gare che rimangono da disputare. Anche qui speriamo che non serva a nulla, l'abbiamo predisposto, ma sicuramente faremo riferimento alla classifica finale. Un'altra notizia importante oggi, molto importante, oltre ad aver istituito quel pool, come sapete, è coordinato dal procuratore federale Conè, in collaborazione con i nostri medici dell'antidoping, un pool che oggi è stato rafforzato con l'inserimento di ulteriori 31 collaboratori della Procura federale per controllare l'applicazione rispetto del protocollo, così come è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Sono previste delle sanzioni che vanno dalla multa, per lievi sanzioni, punti di penalizzazione per quelle leggermente più gravi, fino all'esclusione dal campionato, quindi posizionamento all'ultimo posto della classifica, nel caso in cui ci dovesse essere un atteggiamento che va addirittura ad alterare il risultato sportivo. Questo è quello che oggi abbiamo affrontato, abbiamo approvato in maniera definitiva quanto previsto dal comitato, deliberato dal comitato di presidenza con il fondo salvacalcio, quindi abbiamo stanziato questi 21 milioni e 700 mila euro per le componenti, andando a privilegiare